come dicevamo stamattina, voltiamo pagina e cominciamo ad occuparci dell'ultimo impianto motore termico del nostro programma. Quindi cominciamo ad occuparci di quelli che tradizionalmente si chiamano motori a combustione interna, da un punto di vista strettamente terminologico. Diciamo che ci sarebbe da precisare qualcosa, lo facciamo giusto per come approccio, non perché io sia tanto pignolo sulla cosa, però diciamo che a stretto rigore di termini anche la turbina a gas a circuito aperto, cioè l'unica che oggi adoperiamo, impianto motore con turbina a gas a circuito aperto, potrebbe essere definito motore a combustione interna. Perché? Perché è un motore, perché nel senso tecnico del termine, cioè un impianto che ha come obiettivo produrre potenza, generare potenza meccanica, e quindi è sicuramente, come definizione, un motore. È termico perché sfrutta l'energia termica che dovrà convertire termodinamicamente in energia meccanica. A combustione interna, e ormai lo sapete bene che cosa significa, ed è sicuramente anche l'impianto con turbina a gas. E quindi diciamo questa dizione da sola potrebbe per un attimo trarre in inganno. Volendo essere precisi, bisognerebbe aggiungere motori a combustione interna, motori volumetrici, per esempio. Che significa volumetrico? Diciamo fra un attimo. Oppure alternativi, anche qui precisiamo ma fra un subito. Volumetrici, e questa è una considerazione importante che dobbiamo fare, già l'avevamo un po' accennato, vi ho detto che cerco di non annoiarvi con una serie di definizioni, di classificazioni, come una volta si impiegava una lezione intera a tutta una serie di definizioni per le varie tipologie di macchine e di impianti. Ci guardiamo bene dal farlo, però ci sono delle considerazioni importanti da fare, ovvero ancora non le abbiamo studiate, lo faremo subito dopo questo capitolo, però quel compressore che tante volte abbiamo rappresentato con un trapezio, quella turbina che abbiamo rappresentato con un altro trapezio, così come le abbiamo viste in quelle immagini che ogni tanto qualche fotografia, no, vi ho mostrato quella serie di pale montate su quelle ruote, insomma un pochino li abbiamo visti. Non siamo entrati nei dettagli, ma abbiamo visto come sono costituiti il compressore e la turbina di un impianto con turbina a gas. Sono macchine che si chiamano dinamiche, ok? Macchine dinamiche perché elaborano con continuità il flusso, cioè il flusso non si interrompe mai, ok? Viaggia da una parte all'altra dell'impianto, in questo caso delle macchine che compongono l'impianto, senza interruzioni, e quindi diciamo hanno un flusso, come dire, si chiama così, stazionario nel tempo, nel senso che le grandezze fisiche che caratterizzano il flusso possono variare chiaramente nello spazio. Se io cambio il punto di osservazione lungo l'impianto troverò grandezze diverse, ma se mi fermo in un punto, al variare del tempo, vedo che per quelle condizioni non va, le derivate rispetto al tempo di quelle generiche grandezze, che ne so, una velocità, una pressione, una temperatura, quello che sia, la generica grandezza T non varia nel tempo. Questo è il significato di flusso stazionario, okay? Che caratterizza le macchine dinamiche, okay? Questo flusso
costante nel tempo, e quindi tutte le trasformazioni avvengono diciamo simultaneamente, mentre il fluido attraversa le macchine che compongono l'impianto. Quindi a regime, cioè quindi con esclusione della fase di avviamento, voi trovate, no, pensate un attimo all'impianto che c'è familiare, quello con la turbina a gas, per esempio, in un certo istante nel compressore sta avvenendo la trasformazione di compressione dell'aria, ma nello stesso istante in camera di combustione starà avvenendo la combustione, nella turbina vera e propria sta avvenendo l'espansione dei gas combusti, quindi tutto simultaneamente, tutto in condizioni appunto dinamiche. E questo è il significato di macchina dinamica. Poi esiste un'altra categoria di un'altra grossa categoria di macchine, che possono essere motrici, tipo quelle di cui adesso andiamo a parlare, ma anche operatrici, cioè macchine che fanno il contrario, che prelevano energia meccanica disponibile in qualche modo da qualche parte per trasferirla al fluido, come i compressori, come le pompe di cui abbiamo parlato, però appunto pompe e compressori per esempio volumetrici. Che cosa significa volumetrico? Significa che il fluido per dare luogo alle trasformazioni del caso deve essere racchiuso all'interno di un volume, dalle cui variazioni poi nasceranno una serie di trasformazioni. Quindi questo significa materialmente che io devo prendere il fluido, riuscire in qualche modo a farlo entrare nel mio volume di controllo, con le modalità che descriveremo tra un attimo, faccio avvenire le trasformazioni e poi dopodiché lo devo buttare fuori, lo devo far uscire dal volume di controllo e poi ripetere ciclicamente le stesse operazioni. Okay? Questo è il significato di macchina volumetrica, e quindi che appunto deve rinchiudere il fluido che è soggetto a trasformazione all'interno di un volume. E quindi i motori di cui andremo ad occuparci adesso appunto si distinguono da, non so, un impianto con turbina a gas che abbiamo studiato fino a un attimo fa, proprio perché è un impianto di tipo volumetrico, cioè un impianto che per il suo funzionamento è caratterizzato il suo funzionamento proprio da questo tipo di comportamento. Il motore si deve riempire, come vedremo, lo vedremo con calma, si deve riempire di fluido. Quando questa operazione si è completata, inizieranno le trasformazioni termodinamiche. Quali? Le vedremo, le solite, compressioni, adduzioni di calore, espansione, eccetera, però all'interno di un preciso volume della macchina. Quando queste operazioni si saranno completate, il ciclo termodinamico si sarà completato, il fluido dovrà essere allontanato, dovrà essere espulso dal volume per fare posto a nuovo fluido che possa ripartire con un nuovo ciclo. Questo appunto è il significato di macchina volumetrica, questo è il modo di funzionare. Quindi un modo di funzionare, come potete vedere, in cui assolutamente non vale più questo, perché è un funzionamento fortemente non stazionario, pulsante, come lo vogliamo chiamare, perché se io, come al solito, metto in un punto, okay, quindi fisso le coordinate spaziali e osservo il fenomeno al variare della sola variabile del tempo, io troverò che la generica grandezza che prendo in esame, la pressione, la temperatura, quello che è la velocità, quello che sia,
in quel punto preciso varia a variare del tempo. Perché? Perché è chiaro che tutto dipende da che cosa sta facendo in quell'istante. Abbiamo detto che io in questo volume prima ci devo fare entrare il fluido, poi lo sottopongo alle trasformazioni termodinamiche, poi lo faccio uscire, e quindi è chiaro che una certa grandezza, non lo so, una pressione, una temperatura, è chiaro che cambierà istante dopo istante, è chiaro che non sarà sempre la stessa temperatura se io osservo in quel punto quello che fa il fluido quando entra nella macchina, quando lo comprimo, se lo comprimo cambia la temperatura, se gli fornisco calore cambia la temperatura, ok? Quindi siccome il fluido subisce tutte queste trasformazioni all'interno dello stesso volume, è chiaro che il flusso sarà fortemente non stazionario, instazionario, e che quindi vedrò cambiare tutte le gradienti. E questo quindi è il modo che caratterizza appunto, diciamo, in generale le macchine volumetriche. Ecco, ho approfittato di questo argomento, una cosa che avremmo potuto dire anche un mese fa, 15 giorni fa, non è che c'era bisogno di dirlo parlando dei motori a combustione interna, però abbiamo approfittato per chiarire questa differenza di fondo fra le macchine dinamiche e le macchine volumetriche. Okay. E queste sono quelle quindi di cui andremo ad occuparci. Un po' di considerazioni storiche. Questo impianto motore, come sapete, è anch'esso abbastanza antico come origine, più o meno coevo degli impianti con turbina a vapore. Parliamo della seconda metà del 1800. Okay. Dopodiché, insomma, ha avuto un rapido sviluppo, ha avuto un enorme successo, soprattutto come impianto motore per i mezzi di trasporto. Storicamente, qualunque mezzo di trasporto è stato azionato per il passato da questo tipo di impianto. Quindi, diciamo, la sua principale applicazione, piuttosto che la generazione di energia elettrica, è chiaro che si può utilizzare come generatore, così come gli impianti che abbiamo studiato fino a stamattina. L'utilizzatore può essere tranquillamente una macchina elettrica che riceve tipicamente l'energia meccanica prodotta dal motore, così come abbiamo visto fanno le turbine a gas o le turbine a vapore. Ok, altrettanto potrebbe fare questo motore, però diciamo che non è mai nato, cioè non è nato, non si è mai sviluppato in questa direzione, lasciando appunto per la generazione dell'energia elettrica spazio agli impianti che abbiamo studiato fino a stamattina. Questo salvo chiaramente alcune eccezioni, cioè ci sono alcuni casi in cui per motivi di praticità, soprattutto per impianti di piccola taglia, per non dire piccolissima taglia, questi motori ancora oggi 2016 vengono utilizzati per la generazione di energia elettrica, ma parliamo di micro o nano impianti, cioè potenza di qualche kilowatt, non qualche megawatt, qualche kilowatt. Ok, nel senso che sarà capitato a tutti di vedere, insomma, si presentano come una specie di valigetta, insomma, diciamo, questi generatori cosiddetti gruppi elettrogeni, no? Sono dei piccoli motori abbinati ad una macchina elettrica che producono energia. Forse se voi andate in campagna, andate da una parte dove non arriva la rete elettrica, dovete allestire uno stand, dovete fare uno spettacolo, dovete vendere qualche cosa, insomma, avete bisogno di luce, come fate? Certamente, quindi se non la potete ricavare dalla rete, la dovete produrre voi sul posto. Certamente non vi portate dietro una turbina a gas,
tantomeno una turbina a vapore, ma un piccolo motore, la potenza di qualche kilowatt, come stiamo dicendo, va bene. Ci mettete, trasformate l'energia potenziale chimica della benzina, la trasformate in quella valigia, la trasformate in energia elettrica. Ok? Questo storicamente. Diciamo quindi, quindi a parte questo, dicevo, fondamentalmente per tutti i mezzi di trasporto su terra, su acqua e in cielo, anche così si è affermato. Poi ha perso un po' di terreno, come sapete, per la propulsione aeronautica dopo la seconda guerra mondiale. Fino alla seconda guerra mondiale c'erano solo questi i motori qui come propulsori aeronautici. Subito dopo, gradualmente, nel giro di una decina d'anni, è stato sostituito, o possiamo dire in maniera integrale, anche per gli aerei più piccolini, è stato sostituito dalle impianti con turbina a gas, e l'abbiamo detto più di una volta, il motivo sta appunto nel favorevole rapporto fra la potenza sviluppata dagli impianti con turbina a gas sulle dimensioni, sulla massa, l'ingombro, il peso dell'impianto motore, assolutamente a favore rispetto alle turbine a gas. E quindi è rimasto sostanzialmente come propulsore per i mezzi terrestri e in grande parte anche per la propulsione navale. Il campo navale da alcuni anni si assiste anche lì all'utilizzo delle turbine a gas in alcune applicazioni, però sono ancora poche queste applicazioni. Il campo militare, dove c'è bisogno di imbarcazioni piccole e veloci e quindi grandi potenze, e poco spazio da dedicare alle sale macchine, per esempio, e altri esempi di questo genere, anche navi civili, quelle cosiddette, non so se avete sentito nominare, ogni tanto le chiamano grandi navi veloci, insomma, traghetti veloci, cioè veloci significa appunto traghetti che rispetto ai tradizionali quasi raddoppiano la velocità di navigazione. Per fare questo hanno dovuto più che raddoppiare la potenza installata, e come vi dicevo qualche altra volta, una grossa nave che quindi richiede potenze di decine di megawatt ha dei motori a combustione interna, ciclo diesel, che per dare quella potenza necessariamente occupano degli spazi enormi, insomma hanno dei volumi di occupazione giganteschi. Quindi se io ho una grande nave di una potenza di 20 megawatt e devo passare a una potenza di 50 megawatt, dovrei più che raddoppiare questi già enormi volumi. Una volta facemmo una gita parecchi anni fa con i nostri colleghi che mi hanno preceduto parecchi anni fa a vedere proprio la sala macchina di una di queste navi, e appunto facemmo poi al ritorno un'esercitazione, la fecero proprio i ragazzi, che insomma calcolarono che questa operazione di raddoppio due volte e mezzo della potenza, che in realtà veniva ottenuta, dimenticato di dirvi la cosa centrale, in questi traghetti abbinano il motore tradizionale, il diesel tradizionale, a una o due turbine a gas, in modo tale da avere, quando serve, questa, con piccoli ingombri, diciamo, questo enorme incremento della potenza. Dicevo, facemmo l'esercizio che vedere quanto spazio avrebbe occupato il motore diesel tradizionale se avesse dovuto appunto erogare una potenza circa tripla rispetto a quella originaria. Fatti i calcoli, controllati e ricontrollati, venne fuori che in pratica questo motore avrebbe richiesto
tutto lo spazio disponibile sulla nave, insomma, quindi questa nave non serviva a niente, serviva solo a trasportare il motore, perché non c'era spazio per le persone, per soprattutto quelle che hanno il garage, no? Per imbarcare le auto, eccetera. Tutto quello sarebbe stato destinato a sala macchine. E quindi, giusto per raccontarvi, per farvi rendere conto quindi di questo. Però, salvo queste, insomma, ancora oggi, dalle più piccole imbarcazioni da diporto alle più grandi porta container o petroliere o metaniere, eccetera, ancora oggi adoperano questi motori. Il campo in cui regna assolutamente il contrastato è chiaramente quello della trazione terrestre. Questo nonostante, appunto, come sicuramente sapete, sia spesso indicato come elemento inquinante che altera gli equilibri degli ecosistemi e via discorrendo, e che appunto si porta dietro questo. Io penso, insomma, abbiamo fatto un po' di lezioni sulla combustione, abbiamo fatto un po' di lezioni sulla formazione degli inquinanti. Diciamo, questa cosa di vedere il motore a combustione interna volumetrico, come l'abbiamo definito poco fa, come uno dei principali responsabili dell'inquinamento ambientale, diciamo, è una cosa che si sente, insomma, che si accetta a livello psicologico, insomma, da parte dell'uomo della strada. È chiaro che gli ingegneri meccanici non possono permettersi di affrontare con la stessa superficialità questo problema. Appunto, quando abbiamo studiato combustione, inquinanti, formazione di inquinanti, alcuni cenni su come si controllano, eccetera, abbiamo detto più volte che il problema sta in quella benedetta reazione di ossidazione di un idrocarburo. Quindi quella reazione, se io la faccio avvenire quando mi accendo una sigaretta, accendo il fuoco dell'accendino, o la faccio avvenire in una centrale termoelettrica, o la faccio avvenire in un motore di un'automobile, di una motocicletta, di un camion, o la faccio avvenire nella caldaia del riscaldamento, perché quando d'inverno fa freddo ci dobbiamo riscaldare, le problematiche sono esattamente le stesse. E diciamo, sugli inquinanti ci sarebbe da approfondire, appunto, se inquina di più la caldaia che abbiamo sul balcone o il motore dell'automobile che abbiamo giù in garage, non so cosa sarebbe qui. È un fatto, perché è chiaro che in questo ho il dovere, insomma, parlando a dei futuri ingegneri, di precisare bene e con assoluta chiarezza questo aspetto. È chiaro che capisco l'aspetto psicologico della cosa, perché appunto la centrale termoelettrica, la più inquinante, a carbone, eccetera, quella, non è che la vediamo tutti, mentre il motore ce ne accorgiamo, apriamo la finestra e abitiamo in un grosso centro urbano, se non abbiamo la fortuna di abitare in campagna e abitiamo in un grosso centro urbano, apriamo la finestra e vediamo, insomma, tocchiamo con mano, diciamo, l'impatto sull'ambiente del motore, ci facciamo una passeggiata per le stradine di un centro storico, eccetera, passa un furgone, un camion, fa una fumata nera, tocchiamo molto bene con mano, eccetera. Però al di là di questi aspetti socio-psicologici, diciamo, dal punto di vista strettamente ingegneristico, stiamo attenti appunto con le affermazioni. Ci ho detto perché sto anche richiamando, sto facendo tutte queste chiacchiere prima di passare al solito, anche per capire, insomma, per arrivare anche a dire che come, nonostante tanti progressi, nonostante tante soluzioni, dopo 160 anni circa di vita di questa tecnologia, sia ancora oggi, appunto, per quanto riguarda il trasporto stradale, e potrei aggiungere anche quello navale,
sia praticamente un monopolio, insomma, incontrastato, insomma, ancora oggi. C'è un punto sul quale torneremo con calma un po' più in là, dopo che avremo precisato parecchie cose, però possiamo anticipare come mai questa continua preferenza per questo tipo di motore sui mezzi di trasporto, come mai non si è passato ad altro. Fondamentalmente perché fra le caratteristiche di queste macchine volumetriche c'è un punto a favore molto importante, cioè la capacità, si dice così, di essere regolato, di regolare la potenza erogata in un campo piuttosto ampio. Noi non abbiamo detto granché, qualcosa la diremo qui là, però è chiaro che, forse non è chiaro, ma diciamo, possiamo dire che se io ho un impianto con turbina a gas o con turbina a vapore, quando stamattina abbiamo fatto degli esempi, abbiamo fatto degli esercizi, abbiamo detto P uguale tot megawatt, eccetera, è chiaro che quella è la potenza massima o vicina alla massima, si chiama potenza nominale, quella per la quale quell'impianto è progettato per funzionare. E diciamo tutte quelle caratteristiche a cui facciamo riferimento, il lavoro specifico, il rendimento, tutte le considerazioni che abbiamo fatto sull'importanza di avere valori elevati del rendimento, chiaramente si riferiscono a quando quell'impianto viene fatto funzionare alla potenza nominale. Okay? È chiaro che ci sono dei momenti, se io sto producendo energia elettrica, in cui per esempio non mi serve tutta quell'energia elettrica, quindi c'è l'esigenza di regolare, nel senso di ridurre la potenza rispetto al valore nominale. Pensate per esempio appunto se quella turbina a gas è il motore di un aereo, è chiaro che anche in quel caso è in fase di decollo, di atterraggio, di volo di crociera, eccetera, non è che gli si richiede sempre la stessa potenza. Il punto è che per la maggior parte di questi impianti questo campo di regolazione è limitato, cioè se la potenza nominale è 100 unità arbitrarie, diciamo, questi impianti, principalmente gli impianti con turbina a vapore, possono essere regolati con un buon funzionamento, oltre il quale poi le prestazioni decadono in maniera inaccettabile, diciamo, può essere regolata fino al 70, cioè fino al 70%, al 65% della potenza nominale. Per una turbina a gas possiamo arrivare al 50 o poco meno, ma chiaramente non posso andare da quasi 0 a 100%. Tutto questo sarebbe inaccettabile nella trazione stradale. Se voi avete un motore di qualunque potenza, anche il più elevato, anche la più elevata, è chiaro che ci sono delle condizioni in cui avrete bisogno di un valore minimo di questa potenza. Immaginate un veicolo mentre fa una manovra in un parcheggio, mentre si muove a passo d'uomo nel traffico cittadino, voi chiedete al vostro propulsore la centesima parte, l'1%, il 2%, il 5%, insomma, della sua potenza nominale. E poi però improvvisamente avete strada libera, dovete affrontare una salita e chiedete tutto quello che vi può dare, cioè il 100% della potenza. Questa possibilità di lavorare a tutti i carichi è tipica dei motori volumetrici. È per questo che ancora oggi regnano incontrastati per quanto riguarda la propulsione stradale. Ok? Bene. E questo è un po' per introdurre il discorso. Dopodiché, appunto, veniamo a vedere un po' di che si tratta. Sostanzialmente, come vi dicevo
abbiamo detto più volte dall'inizio, anche questi motori seguono un ciclo termodinamico dove sostanzialmente le trasformazioni sono quelle, con qualche piccola differenza che vedremo subito, ma concettualmente, sostanzialmente, le trasformazioni di ciclo termodinamico ancora una volta sono quelle le stesse. Vi ricordate, io li disegno all'inizio sempre in questa maniera con quegli scarabocchi proprio per indicare la generalità dei casi, ma dove fondamentalmente, diciamo, io ho un fluido a disposizione ad un livello energetico di partenza, diciamo quello dell'ambiente dal quale vado a prelevare il fluido, dopodiché gli conferisco energia meccanica che il fluido incamera sotto forma di energia di pressione, di energia termica, e quindi lo porto a un livello massimo, ormai lo possiamo scrivere, il classico punto 3, no? Ci siamo abituati a chiamarlo così, il massimo livello energetico del fluido, e finalmente quando il fluido ha raggiunto questo livello energetico, siamo noi che chiediamo al fluido di trasformare il suo contenuto energetico in energia meccanica tramite le classiche trasformazioni di espansione che siamo abituati a vedere. Ok. E poi devo chiudere il ciclo andando a sottrarre calore al ciclo stesso. Queste trasformazioni, con qualche differenza lieve, come vi accennavo, che vedremo tra un attimo, chiaramente ce le ritroviamo pure nei cicli termodinamici dei motori a combustione interna, non è che sconvolgono la termodinamica che abbiamo studiato fino ad ora. Però, appunto, ritorniamo al concetto di macchina volume, la differenza di fondo con gli schemi che abbiamo visto, facciamo una qualunque turbina, qui facciamo il condensatore o un eventuale scambiatore, il compressore, sostanziale è che noi finora abbiamo visto degli impianti dove a ogni trasformazione corrispondeva una macchina, no? Diciamo, l'unica eccezione abbiamo visto negli impianti con turbina a gas, quelli normalmente utilizzati, abbiamo detto non c'è questo scambiatore inferiore, diciamo c'è l'ambiente lo possiamo vedere come un enorme scambiatore di capacità termica infinita praticamente, però di fatto quindi possiamo ancora, anche per quegli impianti, ma sicuramente negli impianti a vapore questo c'è, quello che abbiamo chiamato condensatore, ok? E quindi in ogni caso quello che volevo sottolineare adesso è che siamo abituati a vedere un componente per ognuna di queste trasformazioni. Somministro lavoro nel compressore, somministro calore in quella che di volta in volta sarà uno scambiatore superiore, o abbiamo visto, l'abbiamo chiamata camera di combustione negli impianti con turbina a gas a circuito aperto, l'abbiamo chiamato generatore di vapore negli impianti con turbina a vapore, comunque somministro calore in quest'altra macchina. Vado a ottenere energia meccanica nella macchina motrice vera e propria, la turbina a gas, la turbina a vapore, quella che sia, ok? Devo chiudere il ciclo con una sottrazione di calore, come abbiamo detto, questa sottrazione di calore la posso fare effettivamente se ci metto uno scambiatore, nel caso di rarissimo di turbina a gas a circuito chiuso, oppure negli impianti a vapore è la funzione che
svolge il condensatore e la funzione che svolge l'ambiente nei più diffusi, molto più diffusi impianti con turbina a gas a circuito aperto. Quindi comunque questa trasformazione ha, diciamo, all'interno di un'altra macchina. In questi impianti motori di cui stiamo per parlare le cose cambiano, nel senso che le trasformazioni sono queste, però avvengono tutte all'interno della stessa sede, all'interno dello stesso componente. Quindi anziché avere quattro componenti che simultaneamente effettuano queste quattro trasformazioni, qui abbiamo un singolo volume all'interno del quale si alternano nel tempo queste quattro trasformazioni, perché le trasformazioni sono sempre le stesse, però chiaramente non possono avvenire contemporaneamente perché avverranno tutte nello stesso volume. In questo volume, di fatto, io darò vita, come vedremo, questi motori daranno vita ad un ciclo di questo tipo. Ci sarà una fase di compressione seguita da una fase di somministrazione del calore, seguita dalla fase attiva, no? La fase dalla quale noi ricaviamo quello che desideriamo, cioè il lavoro, ok? Ci sarà una fase in cui necessariamente per chiudere il ciclo dovremo sottrarre tutte queste fasi, quindi anziché avvenire nello stesso istante in macchine diverse, avvengono nella stessa macchina in istanti diversi, in successione. Ok? È chiaro? D'accordo? L'altra differenza è che, lo vedremo tra un attimo con calma, con l'aiuto delle diapositive, è che il ciclo termodinamico vero e proprio non coincide proprio, per la maggior parte di questi motori, non coincide con il vero e proprio ciclo di funzionamento del motore. Che intendo dire? Intendo dire che questo ciclo termodinamico, come vi dicevo, queste quattro trasformazioni avvengono all'interno di questo volume chiuso, ok? Quindi che non scambia massa con l'esterno, nel senso che queste quattro trasformazioni avvengono avendo chiuso il volume di controllo del mio impianto, avendo racchiuso il fluido di lavoro all'interno di un volume di data capacità. Una volta che l'ho chiuso qui dentro, praticamente è come se ci fossero dei tappi qua sopra, ok? Quindi immaginiamo che questi tappi siano chiusi, il ciclo termodinamico si svolge a partire dall'istante in cui ho chiuso la comunicazione con l'ambiente esterno, il volume di controllo non ha più comunicazione con l'ambiente, il fluido di lavoro che è contenuto all'interno di questo volume subisce le trasformazioni classiche di cui stiamo parlando e che vedremo in dettaglio tra un attimo, ma che conosciamo, verrà compresso, verrà portato, vedrà una cessione di energia termica che tipicamente da dove verrà fuori? Non possiamo dire, ma è chiaro che verrà fuori da una reazione di combustione tipo quelle che abbiamo studiato finora, dopodiché potrà effettuare un'espansione di questo tipo in modo tale da rendere disponibile lavoro sull'albero della macchina e infine dovrà restituire una quota del calore introdotto, come ben sappiamo, quel Q con 2 che
chiaramente purtroppo non fa eccezione, il motore certamente non può essere uguale a zero. Quindi queste quattro trasformazioni, quindi il ciclo termodinamico, queste usuali trasformazioni, il ciclo di funzionamento chiaramente implica, se mi avete seguito con questo schema, è chiaro che c'è bisogno di una fase preparatoria, no? Una fase preliminare a tutto questo. Qual è? Quello di farlo entrare, questo, di prendere questo fluido che, diciamo, non è che per magia si trova già dentro al volume di controllo, ma bisognerà prendere il fluido, farlo entrare qua dentro, quindi aprire, prima di iniziare il ciclo termodinamico, io devo aprire il tappo di ingresso, chiamiamolo così, devo aprire questo tappo e devo far entrare il fluido di lavoro. Per il momento volutamente lo chiamo così genericamente, poi chiariremo un attimo meglio che intendiamo per fluido di lavoro, però così ci siamo capiti senza dover addentrarci in questo momento in troppe variazioni, troppi dettagli dei vari tipi di motori, eccetera. E quindi il fluido di lavoro appunto verrà introdotto aprendo questo tappo di ingresso, e quindi ci sarà una fase, come dire, preliminare, propedeutica al ciclo termodinamico vero e proprio, cioè devo, come dicevo, riempire il volume a mia disposizione, lo devo riempire di fluido di lavoro. Ok? E quindi c'è una fase, diciamo, preliminare. Poi ho il ciclo termodinamico vero e proprio, il classico, ok? Dopodiché va da sé che il fluido di lavoro che ha partecipato a questo ciclo, lo stesso fluido chiaramente non potrà dar vita ad un secondo ciclo, non so se prendo l'idea, e quindi i prodotti di quella reazione di combustione che appunto hanno partecipato all'espansione, quindi mi hanno dato l'effetto utile che io desideravo, cioè il lavoro di espansione, ok? E evidentemente, appunto, siccome la combustione è avvenuta all'interno del fluido di lavoro, e questo è, ce l'hanno nel nome, il tipo di combustione che avviene, è chiaro che non è che li posso raffreddare e basta, non è che li posso condensare come se fosse il vapore dell'impianto con turbina a vapore. Devo fare come facevo, come abbiamo imparato, negli impianti con turbina a gas a circuito aperto. All'uscita della turbina io che faccio? Mi butto via e all'ingresso del compressore mando nuovo fluido di lavoro, no? Nuova aria che vado a pescare. E altrettanto devo fare qui, questi prodotti della combustione, questi gas che hanno già lavorato in turbina, non possono materialmente dare vita a un nuovo ciclo, quindi devo necessariamente allontanarli, farli uscire, espellerli, svuoto praticamente il volume, lo svuoto, diciamo, completamente, il più completamente possibile da questi prodotti che ho già utilizzato, che hanno già lavorato. In questo caso la lingua inglese ci azzecca, perché li chiama esausti, gas esausti. Proprio noi per esausti intendiamo la persona stanca, no? Insomma, in effetti vogliono dire esausti, cioè che hanno fatto quello che dovevano, non possono fare più niente, li dobbiamo soltanto allontanare. E quindi vengono allontanati, quindi c'è una fase conclusiva del ciclo di funzionamento. Beh, quindi a questo punto apro il tappo di scarico, faccio uscire questi gas che hanno già lavorato, quindi questi gas esausti, libero il volume a mia disposizione, e quindi è pronto. Una volta che sono usciti tutti questi gas di scarico, vuol dire che c'è spazio a sufficienza appunto per fare entrare nuovo fluido di lavoro e ripetere quindi tutto il procedimento. Quindi, come dicevo, tutto un ciclo lo possiamo vedere che di funzionamento, lo possiamo vedere che inizia con la fase di riempimento del cilindro, poi
quindi con, aprendo la comunicazione con l'ambiente, no? Perché me lo devo andare a prendere questo fluido di lavoro dall'ambiente, quindi apro questo tappo, riempio il volume ed effettuo quindi questa fase preliminare di riempimento del volume. Chiudo la comunicazione, chiudo, saranno chiuse entrambi questi tappi, queste porte, le chiameremo valvole tra qualche minuto, ok? Chiudo la comunicazione sia dal lato ingresso sia dal lato uscita e do vita al classico ciclo termodinamico, ok? Al ciclo termodinamico seguirà quest'ultima fase per completare appunto un ciclo di funzionamento, che è quella di espulsione di questi gas esausti. Okay? Quindi un ciclo di funzionamento si compone di questi momenti: l'introduzione del fluido di lavoro, il ciclo termodinamico vero e proprio, che a sua volta si compone di quattro trasformazioni, perché è un ciclo termodinamico e su questo non ci piove, okay? Quindi sempre le dobbiamo fare le quattro trasformazioni. Quindi dobbiamo distinguere fra fasi e trasformazioni. Quindi il ciclo di funzionamento si compone di queste fasi, ripeto: l'introduzione del fluido di lavoro, tutto il ciclo termodinamico composto di delle classiche quattro trasformazioni e più, per finire, un'ultima fase di quella di espulsione dei gas esausti. Quindi, quando ho completato tutte queste fasi, introduzione, termodinamica, espulsione, ricomincio tutto da capo. E quindi questo insieme, introduzione, ciclo termodinamico ed espulsione, rappresentano quello che io chiamo ciclo di funzionamento, ok? Quindi la parte termodinamica riguarda, diciamo, è il cuore, diciamo, la parte centrale del ciclo di funzionamento, ma non coincide con esso, ok? Andiamo con calma perché è l'inizio di questo argomento, quindi io la sto prendendo, come vedete, un po' da lontano. Se qualcosa, nonostante ciò, vi sfugge, non vi è chiaro, come al solito, mi fa piacere se lo chiariamo prima di aggiungere altri argomenti. Ok? Ok, allora, prima ancora di andare a vedere come
è fatto, che come succedono le cose che vi ho anticipato un attimo fa, tanto per fissare le idee, cominciamo a familiarizzare con i cicli termodinamici di riferimento per quelle che sono due grosse categorie, due diverse modalità di funzionamento dei motori che oggi conosciamo e che sono diffusi, diffusissimi entrambi. Dal nome dei loro inventori, diciamo, questo che vedete è il ciclo, diciamo, ideale, il ciclo termodinamico, quindi qui non compaiono in nessun modo su questi piani che vedete adesso, i VTS, non compaiono in nessun modo quelle due fasi esterne al ciclo termodinamico, cioè non compare né quella fase preliminare di introduzione del fluido di lavoro, né tantomeno quella complementare di espulsione, di quella alla fine del ciclo, di espulsione del fluido appunto di lavoro. Compare solo quella delle classiche trasformazioni, quelle che io ho scarabocchiato qua sotto sulla lavagna. Questi, e quindi stiamo per il momento fissando le idee solo sulla parte, facciamo finta che questo ciclo, alla base di, insomma, cioè come funziona questo ciclo, funziona facendo finta che il fluido sia sempre lo stesso e che sia quindi riciclabile, cioè per un attimo ci dimentichiamo di questa caratteristica tipica della combustione interna, in cui non è possibile negli impianti a combustione interna, tipo quello che abbiamo studiato fino a stamattina con la turbina a gas. Altrettanto, se leggiamo che l'impianto motore è caratterizzato dalla combustione interna al fluido di lavoro, è chiaro che quel fluido non può essere riciclato, ma deve essere cambiato. Per un attimo, per il momento, finché parliamo del ciclo di ideale, ciclo di riferimento, quello che vogliamo, facciamo finta che il fluido di lavoro sia sempre lo stesso, un po' come, vi ricordate, le prime lezioni che abbiamo fatto sulle turbine a gas, io vi ho presentato l'impianto cosiddetto a combustione esterna, ovvero a circuito chiuso, no? Quello con i due scambiatori, uno sopra e uno sotto, e abbiamo fatto alcune lezioni così, solo alla fine vi ho detto: ragazzi, guardate, questo impianto così poi non esiste in pratica nella realtà, e abbiamo incominciato a parlare degli impianti con turbina a gas a circuito aperto, ovvero a combustione interna. Quindi in maniera analoga facciamo finta che questo sia come se fosse a combustione esterna, dove il fluido di lavoro è sempre lo stesso, e quindi un fluido che viene prima compresso, poi riscaldato, espanso e raffreddato, né più né meno come siamo abituati a vedere, l'abbiamo visto fino a stamattina. Sul piano TS vedete che il ciclo assomiglia parecchio al ciclo Joule, in realtà ci assomiglia graficamente, ma è un po' diverso, perché le due trasformazioni di somministrazione del calore, la 2-3, e di sottrazione del calore, la 4-1, non sono in questo caso isobare, cioè a pressione costante, ma sono isocore, cioè a volume costante. Ok? Sul piano TS ci assomiglia molto al ciclo Joule, cambia un po' la pendenza, ma dovrei avere le isobare per confrontarle, se le vedo da sole mi sembra quasi un ciclo Joule, non riesco a capire che questa è un'isocora anziché essere un'isobara. Sul piano PB invece chiaramente questa differenza si vede, la 1-2 è la compressione, riduco il volume, aumento la pressione, la 2-3 è la somministrazione di calore a volume costante, il volume costante sul piano PD si vede abbastanza immediatamente, ok? Ho l'espansione, il volume ricresce, ok? E la pressione si abbassa, e poi qui volutamente, diciamo, si vuole sottolineare come la sottrazione di calore avvenga prima di tutto ancora una volta a pressione costante, la 4-1, e avvenga, diciamo, con una variazione di pressione, in questo caso molto contenuta. Ok, questo è il ciclo che
qualcuno chiama ideale, io preferisco chiamarlo di riferimento per una categoria di motori. Dico di riferimento, chiarisco subito perché mi esprimo in questo modo, preferisco di riferimento piuttosto che ideale, perché come vedremo tra poco, domani, insomma vedremo subito dopo queste cose introduttive, quando andremo a vedere il ciclo reale, completo, di funzionamento di questi paesi, vedremo che non ci assomiglia proprio a questo. So se rendo l'idea. Mentre noi abbiamo visto col ciclo giallo, se facciamo il confronto ideale-reale, no, che cosa cambiava? Lo ricordate benissimo che questa isentropica in realtà era a entropia crescente, quindi era un po' inclinata rispetto alla verticale, e altrettanto la 3-4, e poi restava tutto così. Il ciclo reale, insomma ci vuole un po', però per essere concreto, eccolo qua, il ciclo reale diventa questo, che sul piano PV, non sul piano TS, quindi quello di prima, insomma per dire, chiaro che ci ritorneremo con calma insomma su queste cose e dovremo giustificare queste cose, però diciamo, vedete, ci assomiglia ben poco al ciclo ideale, e quindi preferisco chiamarlo ciclo di riferimento. Come vi dicevo, due famiglie, due grosse categorie di motori. Ci sono dei motori che durante il loro funzionamento si ispirano a questo ciclo termodinamico, che fu inventato da un tedesco che si chiamava Otto, quindi Otto è il cognome, non è il numero. Il cognome si chiama Nicola di nome, Nicolas Otto di cognome, che verso la metà del 1800 studiò questo ciclo, insomma, che si poteva applicare a questi impianti. Quindi a ciclo 8 i motori che anticipiamo un attimo una cosa che poi dovremo chiarire, dovremo spiegare perché poi si chiamano così comunemente, quindi questa è una visione da un punto di vista strettamente termodinamico, quindi abbiamo detto una famiglia di motori che segue il ciclo di Nicola Otto, e quindi conosciuti i motori secondo il ciclo 8, questo da un punto di vista strettamente termodinamico. Dal punto di vista più del funzionamento, diciamo, i motori che seguono questo ciclo vengono comunemente chiamati motori ad accensione comandata. Lo diremo dopo che significa, per il momento, visto che stiamo introducendo, mettiamoci un nome, un cognome, ce lo teniamo da parte, poi chiaramente staremo attenti a spiegare che significano queste due parole, accensione comandata. Ok. Pochi anni dopo, un collega, un po' rivale del signor Otto, modificò leggermente questo ciclo, dando vita ad un'altra famiglia conosciutissima e diffusissima di motori. Questo collega si chiamava Rudolf Diesel e praticamente ha elaborato un ciclo simile a questo, con una piccola differenza per quanto riguarda la fase di adduzione del calore, che qui è, come vedete, a volume costante, la 2-3 volume costante, questa isocora qua, mentre invece secondo Diesel questa fase andava meglio fatta a pressione costante, come nel ciclo giallo. Ok? Eccola qua. Quindi la compressione abbastanza spinta fino alla pressione massima del ciclo, perché poi vado a somministrare calore, come nel ciclo Joule, vado a somministrare calore, questa verde qui, questa 2-3, è un'isobara questa volta, eccola qua, un'isobara, così come era un'isobara nel ciclo Joule che c'è familiare. Poi abbiamo la solita adiabatica reversibile per l'espansione, la 3-4,
e la sottrazione di calore. Quindi questo qui ancora di più somiglia al ciclo Joule, l'unica differenza è questa rossa, la 4.1, che è l'unica trasformazione rispetto al ciclo Joule leggermente diversa, perché questa ancora è ancora isocora a volume costante, mentre come sapete nel ciclo Joule anche la sottrazione di calore, come la somministrazione, anche la sottrazione avveniva a pressione costante. Ok, quindi in questo ciclo, quindi questo assomiglia al ciclo Joule, l'unica differenza è la sottrazione di calore, che è isocora anziché isobara. Le altre tre sono più o meno le stesse trasformazioni, cioè sono lo stesso tipo di trasformazione, non più o meno, sono lo stesso tipo, cambieranno i numeri, ma sono lo stesso tipo di trasformazione che caratterizza il ciclo Joule. Mentre invece nel ciclo 8 che abbiamo visto prima, appunto, le trasformazioni dello stesso tipo sono sempre la adiabatica reversibile di compressione, la adiabatica reversibile di espansione, però sia la somministrazione sia la sottrazione di calore, anziché essere isobare, sono isocore. Ok? Quindi questo ciclo ha dato vita a quella famiglia di motori, che vi dicevo, conosciuta con il nome di motori ad accensione comandata, e questi altri hanno dato vita a motori conosciuti, conosciuti se direttamente col nome dell'inventore del ciclo, volendo sarebbero anche noti come motori ad accensione, per fare il paio con quelli di prima. Quelli di prima li abbiamo chiamati ad accensione comandata e questi altri li chiameremo ad accensione per compressione. Anche qui spiegheremo, motiveremo questo nome, cioè un motivo tecnico preciso. Accensione per compressione, qualcuno addirittura gli dà ancora un terzo nome ad accensione spontanea, non mi piace, quindi togliamolo da mezzo. Quindi motori secondo il ciclo diesel, conosciuti che evolvono secondo il ciclo diesel e conosciuti con, anche con nome di motori ad accensione per compressione. Ok. Questo è il ciclo termodinamico. Come abbiamo detto, a monte di questo c'è la fase di introduzione del fluido di lavoro, perché adesso lo sappiamo, lo possiamo dire, ci possiamo allargare, diciamo così, lo sappiamo che queste trasformazioni, fra queste c'è la combustione interna al fluido di lavoro. Quindi il fluido di lavoro deve essere ricambiato, non può essere lo stesso, non lo posso raffreddare e poi fare ripartire il ciclo, perché ha cambiato composizione chimica. Okay? E quindi ormai lo sappiamo, quindi lo possiamo dire tranquillamente, per cui, diciamo, è quello che dicevo prima, a monte di questo ciclo termodinamico c'era quella che ho chiamato fase di riempimento del volume, di introduzione del fluido di lavoro. A quella segue, se fosse ideale, un ciclo di questo tipo nel caso del diesel o di quell'altro tipo nel caso del ciclo 8, a entrambi evidentemente poi dovrà seguire quella che non vediamo ancora su questi diagrammi, la fase di espulsione, di scarico dei gas esausti, in modo da liberare spazio per il nuovo fluido di lavoro che dovrà entrare per dare vita a un nuovo ciclo di funzionamento di questo tipo. È chiaro il principio? Chiaro il principio? Per tutti, per voi immagino di sì, credo di sì, però per tutti è chiaro?